Dopo un giorno intero a Roma c'è solo una cosa che ti viene da fare: bere un buon tè. Ma i romani apprezzano un buon tè, secondo voi? Adesso vediamo, te. Dobbiamo parlare di una cosa importante poi. Downton Abbey è pieno del famosissimo umorismo inglese. L'umorismo inglese è molto secco, è abbastanza anche sarcastico. You, what's your name? Pinuccia. Pinuccia. Pinuccia, tu devi fare quella inglese un po' acida, un po' che, hai capito? Sì. Che taglia la gente a pezzi con la lingua. Mm. Tu invece fai Matthew, che è un gentiluomo, che forse non capisci sempre quando lei sta scherzando o no. Nel testo c'è I'm so looking forward to. To look forward to vuol dire, è un phrasal verb, che vuol dire aspettare con ansia. I'm looking forward to Christmas. Non vedo l'ora, aspetto con ansia, per esempio, Natale. I'm looking forward to seeing your mother again. Non vedo l'ora di vedere ancora tua mamma. Quando sono con lei, when I'm with her, I am reminded, mi ricordo delle virtù dell'inglese, of the virtues of the English. Lei dice così. Matthew poi dice, but lei è americana, cioè non, perché ti ricordi le virtù dell'inglese quando vedi lei sei americana? E lui dice, but isn't she American? E tu, prendendo il tè con i tempi perfetti, dici, esattamente. Tu hai capito la battuta? Lei dice, quando io vedo quella donna lì, mi ricordo le virtù, la grandezza dell'inglese quando vedo lei. E lei dice, ma lei è americana? Va, appunto. Te capì? Te capì? È molto Downton Abbey. Allora, adesso guardiamo la scena e poi lo recitiamo noi. So looking forward to seeing your mother again. When I'm with her, I'm reminded of the virtues of the English. But isn't she American? Exactly. One, two, three, action! I am so looking forward to seeing your mother again. When I am with her, I am reminded of the virtues of the English. But isn't she American? Voglio popcorn. Exactly.